Liliana Nuku al servizio, 24-22, set point per Bergamo. Attenzione ora. Il palo a Cardullo, Berg. Anzanello spinge questo pallone, però ancora Righetti, possibilità per Bergamo con Lucia. Cosetti, ma l'Anzanello trova un altro muro vincente, 23 per Villa, 24 per Bergamo. Rimane ancora il set point. Una bimba in pasticceria si era trovata di fronte a un passo di Sant'Onore e ci ha messo subito la mano, però Anzanello ha fatto un buona guardia. Lindsay Berg il servizio, il set point per Bergamo. Attacco di Lucia Bosetti, ancora il muro, ancora il muro di San Anzanello che sale a quota 35 muri e questo è il punto della parità. Sì, subisce ancora un muro su questa fast. Anzanello mette le mani benissimo, capacità di gestione dello spazio aereo fantastico. Lucia Bosetti, problemi di Bosetti. Celino Ortolani ancora, il tocco a muro, il tocco a muro di Villa Cortese, 25-24, il match point, attenzione per la MC Carnaghi, ribaltata una situazione che vedeva avanti Bergamo. Sì, completamente, vedete, in scorrimento verso il primo arbitro, però con lucida schiaffare giù questo pallone, una schiacciata Berg, pazzesca. Berg, Bosetti, lo bianco, Celino Ortolani, il suo attacco è vincente, parità, Bergamo annulla il match point. Palla leggermente più morbida che ha consentito all'Ortolani di entrare dentro a scaricare tutta quanta la sua potenza, la frustrazione del palla precedente, vedete, grande azione. Lo bianco, problemi. Berg, Megan Oggi, il pallonetto, c'è vantaggio di Merlo, la possibilità adesso per Francesca Piccinini, ma piazza questo pallone, invece adesso l'opportunità per Villa Cortese. Oggi il suo attacco, la difesa, alza in bagger. Lucia Bosetti, il muro, ancora il tocco per Lucia Bosetti che attacca questa palla, ancora un'altra palla. Cruz, Berg, Megan Oggi, diagonale strettissima, 26-25, ancora il match point per l'MC Carnaghi Villa Cortese. Che azione Maurizio, non ce la facevo più, avevo le pulsazioni a 170 pulsazioni, che scambio e poi devastante questo diagonale stretto tirato dalla Oggi che partita sta facendo, pazzesca ragazzi, però anche il cuore di Bergamo, sono volati a prendere un pallonetto impossibile, ricostruzione, non mollano mai nessun pallone, ora devono cambiare palla. Questa, attenzione, 22enne americani l'anno scorso in Porto Rico, attenzione, sta venendo fuori nel momento più importante ovviamente per Villa Cortese. Megan Oggi se ne va al servizio, il match point, forza la battuta, ovviamente prova a risolvere la situazione con il servizio vincente. Secondo me c'è qualcosa del primo arbitro, perché ha cercato, lo butta troppo, vero? Sì, lo butta troppo questo. Negrini per rinforzare la ricezione difesa, sì. Con Megan Oggi in panchina, con Lucia Bosetti invece al servizio, siamo in parità, che partita, questa che è la finale scudetto, gara 4. Ora deve cambiare palla, attenzione ora Lucia Bosetti, 26 pari. Perfetta. Berg. Dai Agüero. 27-26. Ancora il match point, il terzo match point per Villa Cortese. Stessa rotazione, stessa chiamata, stessa palla, stessa conclusione. Piccinini sul banco degli imputati. Doveva tenere quella diagonale. Della Dai Agüero. Falla cambiare, Picci. Anzanello, servizio insidioso, la possibilità per Serena Ortolani, che difesa, Berg, Dai Agüero, la palla giù ed è il punto della vittoria, 28-26, questa finale non finisce più.